Ciao amici di Italian Fishing TV, oggi mi trovo a Napoli in occasione del Pescare Show, la prima edizione del Pescare Show qui in terra partenopea. Le telecamere di Italian Fishing TV ovviamente non potevano mancare e come vedete alle mie spalle non si sono ancora aperte le porte del padiglione fieristico, ma ci sono tantissime persone in attesa di poter entrare. Noi siamo felicissimi di questo riscontro e finalmente si dà la possibilità a chi per questioni di problematiche geografiche non ha potuto mai raggiungere Vicenza di poter venire qui a Napoli e vivere per la prima volta dal vivo il Pescare Show. Marco, ci troviamo a Napoli in occasione del Pescare Show, prima volta a Napoli, anche per Pesca Più. Sì, la prima volta e direi che è una piacevole scoperta perché insomma, la risposta la vediamo da subito e siamo veramente gasati per questa fiera. Oltretutto abbiamo trovato un'accoglienza, un'ospitalità classica, caratteristica del sud, per cui siamo molto contenti dell'evento. C'è stata gente quindi nel vostro stand oggi? Sì, decisamente sì, e poi insomma il ritmo del venerdì è quello perfetto per lavorare perché c'è un afflusso continuo, non c'è la ressa e quindi riesci a servire le persone come si deve. Oltretutto qua il mare sta facendo, come era previsto, la sua parte e noi ci siamo fatti trovare belli pronti, quindi dai, siamo soddisfattissimi. Roberto, siamo qui al Pescare Show a Napoli. La prima volta che in Italia si fa una fiera così a sud, perché che mi ricordi io al massimo siamo arrivati a Roma. Noi siamo venuti qua molto volentieri perché mi sembrava giusto che anche i pescatori e gli operatori del sud Italia potessero avere la possibilità di partecipare, chiaramente venire a vedere quello che possiamo presentare noi dal vivo, perché sai, toccare le cose dal vivo è diverso che non toccarle dal catalogo e compagnia bella. Di conseguenza io penso che sia un evento da ripetere. Ci troviamo in una località di mare. Trabucco, che cosa ha in particolare da presentare agli ospiti che poi verranno in fiera? Ma guarda, sai, noi, tu sai benissimo, tutti i pescatori lo sanno, che noi siamo nati come azienda d'acqua dolce, però per una ragione di acqua, che ormai l'acqua in Italia è finita, ci siamo dati soprattutto al mare e con piacere devo dire che abbiamo fatto diversi prodotti che stanno riscontrando dal pubblico diverso successo. Ci troviamo di fronte alla novità qui. Sì, questa è proprio la novità. Questa è la nuova Hydrogen, abbiamo utilizzato dei carboni estremamente innovativi, tutto praticamente F45 antitorsione, che ci permette, ti spiego se qualcuno lo sa, ci permette di annullare al 90% quelle che sono le vibrazioni post lancio e soprattutto a livello di precisione di lancio ne abbiamo guadagnato moltissimo. Nello stesso tempo riusciamo a fare una canna che tira 250 grammi, che se ti faccio vedere è grossa con il mio dito indice, di conseguenza ha una penetrazione nell'aria estremamente rapida che ti permette di eseguire dei lanci molto rapidi e conseguentemente di andare sempre più lontano. La facciamo sia in tre pezzi che in due pezzi per i pescatori più, diciamo, esigenti, quelli proprio al massimo, insomma. Abbiamo delle novità anche per quanto riguarda il mulinello. I mulinelli, beh, certamente, sai, dobbiamo dire che in tutti questi anni che siamo stati un po' fermi, il Covid, non il Covid e compagnia bella, abbiamo avuto tempo di studiare e di innovare soprattutto quelli che sono i funzionamenti dei mulinelli.
e sono molto soddisfatto di aver fatto il surfer, che è un mulinello adatto per la canna che abbiamo visto prima. Abbiamo lavorato molto anche sulla leggerezza del mulinello, ha un'oscillazione molto lenta, di conseguenza l'avvolgimento del filo è molto preciso e nel momento del lancio anche questo qua ti riesce a aiutare a fare quei 10 metri in più che alla fine fanno la differenza di prendere un pesce o non prenderlo. Marco, parliamo un pochino di Rapture, che è sempre in evoluzione. Allora, naturalmente qui a Napoli tutto è concentrato sul mare, quindi abbiamo dato 100% di importanza all'acqua salata e tutti i predatori di mare. La cosa sicuramente più importante, oltre agli artificiali, un sacco di cose nuove, sono le canne. Abbiamo fatto una nuova serie di canne monopezzo, 5 modelli casting, 5 modelli spinning, 2 modelli casting, quindi la monopezzo è la canna d'elite per tutti i pescatori a spinning. Quindi carbonio Torai giapponese, manico in carbonio disegnato a noi, una canna bellissima, performante, che per i pescatori esperti e gli amanti della pesca spinning sicuramente regala soddisfazione. Quindi invitiamo tutti a venirli a toccare, perché sono le prime uscite che fanno e tra un mese saranno poi in distribuzione in tutti i negozi, quindi canne adatte alla pesca alla spigola, canne adatte alla pesca di piccoli predatori nell'acqua salata. Canna molto tecnica, Montanelli Sea Guide, con pietra all'interno, come dicevo prima, manico in carbonio per bilanciare la canna, quindi un manico in carbonio molto molto evolutivo. Al momento si vedono pochi manici realizzati in questo modo e, come dicevamo, carbonio Torai, quindi quanto di meglio ci possa essere nel carbonio oggi, quindi carbonio giapponese. Una canna da provare. Massimo, siamo qui al Pescare Show a Napoli per la prima volta. Mi sembra che la fiera sia riuscitissima, anche perché dietro le nostre spalle si possono vedere le attività della FIPSAS e tantissime persone che stanno interagendo, partecipando. Guarda, io ti ringrazio per lo spazio che mi dai, perché così mi dai la possibilità di ringraziare le persone che stavi dicendo, perché veramente nessuno era convinto di questa fiera, perché è venuta su, diciamo, come il cavallo di rincorsa quando c'è il Palio di Siena. Non era nei programmi, è partita molto tardi, però devo dire che ha dato un risultato incredibile. E quindi devo ringraziare la sezione FIPSAS di Napoli, in prima battuta, il Comitato Regionale della Campania, Alberto Gentile e i consiglieri federali che sono qui con me oggi, quindi Stefano Sarti, Teresa Costanzo e Bruno Dotto, che sono qui appunto per portare avanti quelle cose che dicevi tu, perché facciamo pescare i ragazzini. Ieri l'avrai visto, sono venuti un mare di ragazzini, quindi la giornata l'abbiamo dedicata a loro. Oggi l'abbiamo dedicata a quelli un po' più grandi. Direi che definirlo un successo questa fiera, poi non so domani ancora, però sto guardando oggi, non si gira, quindi sicuramente sì. Sì, c'è tanta gente, come sempre tanti giovani, perché anche oggi, nonostante magari non ci sono le scuole, però la presenza, diciamo, della gioventù è tantissima. Assolutamente, e sono quelle cose che andiamo a cercare. Se ti ricordi, avevamo anche accennato quando ci siamo visti non tanto tempo fa al Carpitali, che anche quella è una fiera dove coinvolge tanti giovani. Abbiamo bisogno di andare a parlare con i giovani per fargli capire che non siamo solo, io parlo a livello di federazione, pesca, non siamo solo agonismo, siamo tantissime altre cose, difesa dell'ambiente, antinquinamento, antiplastica, siamo tutta una serie di cose che la gente non sa che le facciamo, e è giusto ogni tanto invece raccontarglielo, e queste sono le occasioni giuste. L'importanza di aver fatto questa fiera qui a Napoli, che è un po' più a sud ovviamente rispetto a Vicenza o comunque la parte d'Italia un po' più alta, qual è? Beh, sicuramente abbiamo portato, lo dicevo in fase in un'altra intervista che ho fatto, abbiamo portato a una latitudine più bassa rispetto a quella che di solito facciamo, perché le nostre fiere sono Bologna, Vicenza, Gonzaga, noi viaggiamo lì. Qualche volta ci siamo abbassati un attimo a Firenze, ma è stato un attimo, poi siamo tornati. Portare la pesca al sud è sicuramente un fatto importante, perché ci sono tanti pescatori, lo sappiamo, lo vediamo, lo stiamo vedendo oggi. Quindi
togliergli questa possibilità di poter dialogare con noi e con tutta quella che è la pesca a 360 gradi, direi che è stata un'operazione ben fatta che probabilmente meriterebbe anche di essere ripetuta. Staremo a vedere dei numeri, però direi che i numeri, mi sto guardando in giro, devono essere importanti per noi. Per Colmich sono insieme a Nicolò. Nicolò, ci troviamo al Pescare Show a Napoli. Sì. Che novità avete portato voi a questa fiera di Napoli? Qui naturalmente ci siamo incentrati molto di più sulla pesca in mare, sulla pesca della barca, che è uno dei settori che in questi anni stiamo sviluppando con più interesse e con più prodotti. Qui abbiamo la nuova serie delle Araton, che è solo una parte di quello che presenteremo durante quest'anno, che sono la nuova XXT e la nuova DX2, che sono due cane da volentino, entrambi tre pezzi, con le vette a innesto, una con le vette in carbonio e una con le vette in fibra. E durante l'anno arriveranno altre serie che andranno a completare questo panorama di canne da barca, insieme alle Carter, che ormai è più di un anno che stiamo già vendendo sul mercato. E comunque l'interesse dell'azienda sul mare è ampliare il più possibile la gamma, e questa è una delle occasioni migliori per poter presentare tutto quello che è il nostro nuovo parco canne. Heracles, che cos'ha da far vedere ai visitatori del Pescare Show di Napoli che riguardi una novità? Allora, novità assoluta che presentiamo proprio qui alla Fiera di Napoli sono la serie Premium. È una serie di canne dedicata al bass fishing. Abbiamo praticamente 6 modelli da casting e 5 da spinning. Diciamo, per le azioni mirate a tutte le tecniche che in questo momento stanno andando benissimo sia in Italia che all'estero. Abbiamo fatto una brochure esplicativa dove tutti i modelli sono spiegati, azione, pesi, grammature, lanci, cioè tutto quello che un pescatore deve sapere. Niente, è una serie, diciamo, su cui abbiamo lavorato veramente tanto e speriamo di dare un prodotto che soddisfi tutte le esigenze dei pescatori anche più esperti. Sono con Gennaro e come potete vedere mi trovo nello stand Garmin. Gennaro, quanto è importante per Garmin essere presente oggi al Pescare Show qui a Napoli? Eh beh, è importantissimo perché è una prima edizione e Garmin è un brand che è presente sempre a tutti gli eventi e noi siamo una società che partecipa con Garmin, quindi abbiamo l'onore di avere i loro prodotti e di esporli in questa prima edizione. In questa occasione abbiamo portato anche due novità molto molto importanti per la pesca. La prima è un nuovo trasduttore che si chiama PS70 che rivoluzionerà un po' il modo di vedere l'immagine discriminata del fondo e dei pesci, quindi facilitiamo ancora di più i pescatori a catturare le proprie prede. E seconda ma non ultima, abbiamo portato un nuovo monitor, quindi un nuovo display, un nuovo GPS da 16 pollici che verrà ad ampliare la famiglia dei 1223 XSV 9 pollici, 7, 9, 12 e 16. Per il resto Navionics, abbiamo anche la cartografia che ha le batimetriche a 15 metri di distanza l'una dall'altra, per cui per i pescatori è molto più semplice andarsi a vedere dei punti. E per il resto abbiamo la simpatia e la professionalità che sempre ci accompagna per seguire tutti gli appassionati di pesca. Scorziello, siamo a Napoli, certo. Al Pescare Show. Certo, certo, finalmente un evento di questo tipo qui in casa nostra. Ci voleva, la cosa ci fa tantissimo piacere, la nostra partecipazione è stata, come dire, voluta da parte nostra anche per dare un supporto a un qualcosa che adesso magari può essere in una fase, come dire,
embrionale neonata, però si spera che possa diventare un bel evento. I presupposti oggi abbiamo visto che ci sono, primo giorno, numerose le presenze, quindi siamo fiduciosi e contentissimi di questa partecipazione. Avete un prodotto in particolare da presentare al pubblico che si presenterà poi qui al Pescare Show? Allora, noi curiamo un po' la pesca a 360 gradi e tante sono le novità che abbiamo portato qui in fiera, però un prodotto che quest'anno ci ha particolarmente, come dire, contraddistinto è una linea di totanare dedicata alla pesca ai cefalopodi, quindi seppie, calamari, con un rivestimento particolare, si chiama appunto rubber, ed hanno praticamente delle caratteristiche particolari che fino ad ora nessuna azienda aveva mai, come dire, presentato, pensato o quantomeno portato appunto sul mercato. Ed è un prodotto che quest'anno ci ha contraddistinto tantissimo e sul quale abbiamo già delle, come dire, in cantiere delle novità per il prossimo anno. Nello stand di Sea Spin mi trovo con Emanuele. Che cosa ci racconti, Emanuele, a proposito di questo marchio? Allora, Sea Spin mancava dalle fiere da un po' di tempo, però a Napoli non potevamo mancare. Il nostro pubblico è un pubblico principalmente del sud. Noi, Sea Spin è famosa per la pesca in mare, lo spinning in mare. È da 25 anni che tramandiamo la tecnica della pesca, dello spinning in mare con le monopezze e con gli artificiali. Quindi diciamo che siamo molto conosciuti, soprattutto nel sud Italia, e quindi ci tenevamo ad esserci e incontrare il nostro pubblico. È andata molto bene. Sta andando molto bene perché insomma anche domani aspettiamo un bel po' di persone. Possiamo dire di essere soddisfatti della riuscita del Pescare Show a Napoli, vero? Certo, certamente. Il Pescare Show a Napoli è andato molto bene. E fortunatamente diciamo che crediamo che se la manterranno in questa zona continuerà a crescere anche come volume di espositori e di persone che verranno. Perché i pescatori del sud gli piace incontrare i produttori dei propri marchi di pesca, quindi per noi è stato molto bello essere qua. Abbiamo potenziato la linea edging, quindi ci sono nuovi modelli per quanto riguarda la pesca ad edging, poi i Mommotti, abbiamo aumentato ancora di più la linea, presentiamo qua il Mommotti 90 che è ancora proprio a livello prototipo e poi il long jerk per eccellenza, il Mommotti 220 che è l'unico di una taglia così importante su tutto il mercato mondiale. Abbiamo dovuto risolvere particolari difficoltà tecniche nel realizzarlo, ma adesso siamo arrivati a un modello che ci piace particolarmente, quindi ce l'abbiamo fatta e l'abbiamo presentato. E poi un nuovo uscito, il 160, che a nostro avviso ha un movimento talmente accattivante che per molti diventerà un must assoluto da dover usare per forza in cassetta. Big Mama Kayak. Luigi, ci siamo incontrati un mese fa a Vicenza. Oggi ci ritroviamo qui a Napoli al Pescare Show. Che ne dici? Allora, siamo molto contenti di questo appuntamento perché questa mattina c'è stata veramente tanta gente. Ce l'aspettavamo perché una manifestazione così comunque nel centro-sud è importante. Sono venuti ragazzi provenienti dalla Calabria, dalla Sicilia, dalla Puglia, ovviamente dalla Campania. Noi in questo caso abbiamo portato una novità come colore, limited edition per il Trigger 380, è un colore che abbiamo nominato Viper Green e in questo caso lo vedete alle mie spalle, è anche allestito con un motore Torquedo 403AC. Bolsena Yachting, qua con me c'è Federico, ci siamo visti non tanto tempo fa alla fiera di Vicenza, oggi siamo a Napoli, come la vedi questa fiera, Federico? Mamma mia, oggi tantissima gente, veramente siamo stati travolti, siamo stanchissimi perché la mattinata è stata veramente impegnativa, e noi distribuiamo kayak fishing e abbiamo due stand qui e siamo stati veramente travolti dalle persone e dalla curiosità che c'è intorno a questo mondo, che è quello del kayak da pesca. Direi che questo è tutto molto positivo. Sì, è molto positivo. Beh, noi facciamo le fiere perché ancora c'è tantissima gente che ci chiede oddio, si può pescare in kayak? Quindi per noi venire in fiera è proprio il momento ideale per far vedere le differenze tra un modello e un altro, far vedere che si può pescare
e tutte le tecniche che possiamo affrontare, i vari prezzi, perché poi sono tanti modelli, quindi possiamo veramente offrire sul mercato qualsiasi prodotto per tutti e tutte le esigenze. Pesca Ionio, sono con Davide e Vincenzo. Quanto è importante oggi essere presenti qui al Pescare Show a Napoli? È importantissimo, perché Napoli intanto come città è una grande città di pescatori, amano la pesce, la pesca, e noi amiamo il pesce. Noi rappresentiamo un'azienda che è leader nel settore della pesca, con qualità, prezzi, e poi apprezziamo anche il luogo dove ci hanno ospitati, perché è fenomenale. Napoli è Napoli, ok? Ottenimmo rinto cuore anche se siamo calabresi. E avete dei prodotti in particolare oggi da far vedere a chi viene in fiera? Certamente, trattiamo diverse marche, come il grande marchio della Seeker, l'azienda californiana. È un leader a livello mondiale dei varie canne da pesca. Ailo Technos, che sono una ditta italiana che fa la produzione comunque dei mulinelli fatti qui in Italia. E abbiamo altre migliaia di articoli in cui presentiamo e cerchiamo di far vedere alle persone le novità, le cose che costruiamo e inventiamo oltretutto. E siamo qui apposta per proporre queste nuove cose e far vedere alla gente che la pesca non è solo, non è solo fondato sui soldi, sulla canna, ma anche fondato sull'amicizia e che dire, io la vedo così, insomma, questo è il mio punto di vista e siamo qua per onorare tutti i nostri clienti e tutti i nostri amici. Sono insieme a Vincenzo per Fisherman Bros. Siamo a Napoli. Come sta andando questa fiera? Innanzitutto ciao a tutti. La fiera, diciamo, è stata appena aperta, oggi è venerdì. C'è una buona affluenza anche se ancora entriamo nel weekend, quindi insomma siamo fiduciosi per il sabato e la domenica. Diciamo che il venerdì è cominciato molto bene. Sì, sì, sì. Ci aspettavamo anche qualcosa in meno, anzi, quindi per adesso è cominciato bene. E avete un prodotto particolare di punta che state facendo vedere alla clientela che viene? Sì, allora, abbiamo puntato naturalmente sul mare, visto dove ci troviamo, il territorio, quindi quasi tutto mare, quindi abbiamo puntato sul mare, tecniche verticali, traina, big game, insomma. Pescare, che passione, ci troviamo nel loro stand. Quanto è importante trovarci a Napoli oggi? Noi siamo felicissimi di essere venuti a questa prima edizione. Abbiamo esposto tutti i nostri prodotti e siamo sicuri e certi che ci sarà un afflusso importante e tanta gente potrà vedere e toccare con mano tutti i nostri articoli. Abbiamo preparato delle offerte veramente eccezionali e speriamo che tutto vada a buon fine. Oggi facevamo un'osservazione, ci sono stati dei bambini questa mattina in fiera. È sicuramente importante, perché sappiamo bene che il settore della pesca manca l'approccio di nuove leve, di nuovi ragazzi, per cui è stato veramente un momento importante, toccante e di felicità soprattutto, perché vedere così tanti sorrisi e così tanto stupore negli occhi, credo che il settore della pesca ne abbia bisogno. Mi trovo insieme a Giorgio, titolare di mollyfishing.com. Ciao ragazzi, siamo titolari del negozio appunto mollyfishing.com, un sito che lavoriamo online già da 14-15 anni. Siamo qui per la prima volta al Pescare Show, venite a trovarci. Offriremo tanti prodotti, tanta simpatia e avremo modo di conoscerci di persona. Quanto è importante essere qui oggi? Per noi è molto importante, perché lavorando solo online ovviamente non abbiamo il contatto fisico con il cliente. In questo caso avremo proprio modo di conoscere i nostri clienti e quindi appunto di presentarci fisicamente, di instaurare ancora un rapporto amichevole con loro.
Luigi Tecnofish. Parlaci un po' della tua attività, presentati. Allora, salve, innanzitutto buonasera, buon pomeriggio a tutti. Niente, io sono Luigi Tecnofish, che poi vengo anche chiamato come il mio slogan. Buongiorno popolo di TikTok. E niente, ragazzi, sono veramente stupefatto da questa magnifica manifestazione che si sta svolgendo, con della partecipazione delle persone, lo vedo in modo assiduo, molto molto presenti. Pur essendo la prima giornata, vedo tante persone appassionate, con gli occhi, con le stelline dentro, perché vedono tutte queste bellissime cose. Da 1 a 10, do un 10 per adesso a questa manifestazione. Una prima edizione molto positiva, siamo contenti noi organizzatori, sono contenti anche gli espositori. La città di Napoli ha reagito bene, ci ha accolto calorosamente, abbiamo avuto tantissimo pubblico e il supporto anche della Regione Campania e di FIPSAS, che per noi qui, essendo una prima edizione, era fondamentale, quindi bilancio assolutamente positivo. Per chiudersi il sipario sul Pescare Show qui a Napoli. Noi di Italian Fishing TV siamo stati contentissimi di potervi raccontare questa fiera, che è stata davvero una grande novità e che ha avuto un successo che in parte, ma soltanto in parte, ci aspettavamo, e vi diamo appuntamento per una prossima grande occasione.